nostro capitolo straordinario dell'investitura templare. Il nostro ordine in particolare, l'ordine cavaliere del Tempio di Salomone, è dedito alla cultura e quindi alla tradizione antica, sapienziale, templare, perché per noi i cavalieri templari non sono soltanto quello che la leggenda vuole, cioè dei guerrieri, ma sono essenzialmente dei ricercatori e dei diplomatici. Diplomatici perché venuti in contatto con altre civiltà, essi hanno trovato il modo di coesistere e di scambiare merci, benessere e soprattutto cultura, libri antichi e sapienza che hanno poi travasato nelle antiche abbazie dei cistercensi. L'ordine dei Templari non vive soltanto nei racconti più o meno leggendari, di cui si sente parlare di tanto in tanto. Abbiamo assistito alla solenne investitura dei neocavalieri e dame svoltasi nel complesso di San Domenico a Fondi, una cerimonia particolare che ha fatto rivivere tradizione e simbologia templare, secondo l'antico rituale di ingresso nell'ordine dei cavalieri del Tempio di Salomone. Da lì poi sono nate le famose città-stato, perché tutto è sorto intorno a questi centri ricchi. Semplicemente un dato, in Europa all'epoca si faceva una coltura di grano, loro, grazie ai testi antichi ritrovati in Medio Oriente, riuscivano attraverso il gioco delle maree, l'astronomia appunto, a fare 8 coltivazioni di grano l'anno. Questo portava veramente ricchezza in terre devastate da guerre e carestie. Fra gli ospiti il Gran Priore Internazionale, Gran Maestro dell'Ordine Sovrano Militare del Tempio di Gerusalemme, Gennaro Luigi Nappo, ed una delegazione di dignitari di questo antico ordine che ha dato vita, insieme all'Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone, alla Confederazione Templare Universale. Questa partecipazione trova fondamento nell'idea condivisa di unificazione nel segno della fratellanza e dei valori cavallereschi. Il territorio del Basso Lazio con le sue cittadine e i borghi lungo la via Francigena nei progetti dell'ordine potrebbe divenire punto nevralgico per manifestazioni rievocative cavalleresche. Per ora il Golfo di Gaeta, per quanto ci riguarda, può vantare già 4 propri templari di nuova nomina. Significa tante cose, è un cammino interiore, è un seguire di aiutare anche gli altri e di riportare i valori che esistevano fino a un po' di tempo fa. Riportarli in auge, riinsegnare l'onore, il rispetto, la fratellanza, l'umiltà, l'aiutare il prossimo senza nulla a pretendere. Ed è un'emozione che si sente dentro, che nasce dal cuore. Sì, un riconoscimento, più che un riconoscimento, sarà un omaggio, è una spilla che viene data da parte dei cavalieri. Cosa significa per lei? È una grande soddisfazione. Noi nel Golfo di Gaeta crediamo molto e crediamo molto nel poter diffondere il messaggio di cultura, di verità e soprattutto risvegliare gli animi di tante persone che purtroppo sono sopiti per tanti motivi, soprattutto per mancanza di lavoro, per tante situazioni. E crediamo molto nel Golfo e sia tant'è vero che da Napoli e altri posti molto importanti dove facciamo città importanti dove facciamo cerimonie abbiamo deciso di farlo a Fondi. Speriamo che anche altre cittadine del Golfo possano rispondere e quindi poter collaborare assieme. Abbiamo anche in progetto quello di fare un qualcosa di permanente sul territorio.